Nel 79 Silla si ritira a vita privata e i conflitti riesplodono. Possiamo descrivere questo periodo attraverso il racconto dell'ascesa e dello sviluppo del potere di Pompeo e successivamente possiamo descrivere il successo di Cesare, anzitutto militare. Possiamo però descrivere i successi di questi due uomini forti osservando l'intrecciarsi delle loro storie con quella di un terzo uomo forte, Crasso, che interviene nelle vicende e collabora o entra in conflitto con Pompeo e con Cesare. Ne nasce così nel 70 il consolato Crasso Pompeo, oppure nel 60 il triumvirato fra tutti e tre i personaggi. Un intrecciarsi di vicende fra questi tre personaggi della storia romana che si conclude però nel 53, quando Crasso muore a Carre nella battaglia contro i Parti. Ne segue la guerra civile fra Pompeo e Cesare. E dopo il successo di Cesare, l'attrazione nella persona di Cesare stesso di tutti i poteri. Inizia così quella che Cicerone chiama la notte della Repubblica, la notte delle istituzioni democratiche. Per capire però questa notte, chiamiamola così con le parole di Cicerone, dobbiamo unire a questo racconto anche il racconto di altri due personaggi, personaggi molto diversi, ma che nel bene e nel male sono simbolici di quello che stava capitando alla Repubblica Romana. Il primo è un gladiatore che è diventato un vero e proprio mito, anche cinematografico, è Spartaco. Quel gladiatore che organizza in Italia meridionale una vera e propria rivolta contro Roma, mette insieme un esercito molto numeroso, a dire il vero raccogliticcio, fatto di schiavi, fatto di italici delusi, fatti di contadini impoveriti. Tutti hanno motivi per far guerra alle istituzioni romane. Quell'esercito, come sapete, avrà la peggio, non riuscirà a vincere contro l'esercito romano. Crasso prima e Pompeo dopo sconfiggeranno quelle rivolte che si estendono anche all'Etruria e altre zone dell'Italia. Sarà uno sterminio. Migliaia di quegli uomini saranno crocefissi lungo le strade dell'Italia. Ma da quella tragica vicenda nasce però un mito, nasce il mito di questo gladiatore che lotta contro le istituzioni che lo opprimono, che lotta in qualche misura per la libertà. Quel mito però ha un punto nel quale nasce e non è positivo come ora l'ho descritto. Nasce in realtà dalla considerazione forte che Cicerone attribuisce a quel gladiatore, considerandolo una vera e propria rovina per la Repubblica Romana, pericoloso tanto quanto Catilina. Quindi una definizione negativa, ma che dà considerazione a quell'uomo che era uno schiavo, che di per sé rispetto alla classe senatoria romana non avrebbe dovuto contare niente, anche rispetto al grande esercito romano non avrebbe dovuto contare niente, e invece secondo Cicerone divenne così pericoloso da mettere in pericolo la Repubblica stessa, così come in pericolo mise la Repubblica Catilina. Il protagonista di quella congiura, scoperta dallo stesso Cicerone, che così sventa il principale pericolo corso dalla propria patria in quegli anni. Cicerone diventa il salvatore della patria, ma subito dopo viene anche espulso dalla città. Non si riuscirà quindi a innestare un percorso positivo di riforme, di cambiamento in grado di trasformare Roma e ripulirla da quella situazione molto complicata che Sallustio aveva definito proprio in riferimento a Catilina, quando Sallustio appunto definì Roma una vera e propria fogna.